Ciao a tutti! Secondo alcune ricerche, un animale in casa è un toccasana per la salute. Ci permettono di dare e ricevere affetto, il che aiuta a ridurre lo stress. Le persone che portano il loro animale a spasso sono più in forma e hanno più possibilità di stringere amicizie. Inoltre, il legame con un animale ha molti benefici per i bambini. Se volete leggere l'articolo, vi lascio il link nella descrizione del video. Oggi vi spieghiamo alcune espressioni che appaiono nell'articolo. Roberto, che cosa significa un toccasana? Un toccasana è un rimedio pronto ed efficace. Ad esempio, possiamo dire: questa crema è un toccasana per le mani. Esatto. Dobbiamo ricordare che è un sostantivo maschile, anche se finisce in A. La seconda parola è affetto. L'affetto è un sentimento di tenerezza che unisce due persone. Possiamo avere, provare, sentire, nutrire affetto per qualcuno o qualcosa. Ma qual è la differenza tra amore e affetto? Beh, non è facile spiegarlo. La parola affetto deriva dal latino e significava colpire, provocare uno stato d'animo. Sta ad indicare un sentimento, una relazione interpersonale che ha un valore maggiore della simpatia o dell'amicizia. Possiamo provare affetto per animali e persino oggetti. La parola ridurre significa diminuire. Ci potresti ricordare come si coniuga? Sì, certo. Io riduco, tu riduci, lui riduce, noi riduciamo, voi riducete, loro riducono. Spasso può significare una passeggiata che si fa per piacere. Quindi portare un cane a spasso significa fare una passeggiata con il cane. Questa parola significa anche divertimento, svago. Possiamo dire, stai sempre a spasso, trovati un lavoro serio. Che cosa significa stringere amicizie? La parola stringere ha molti significati, in questo caso è un sinonimo di fare amicizia. Ricordiamo che il participio del verbo stringere è stretto. Ad esempio, ho stretto molte amicizie quando ho fatto il militare. L'ultima parola è legame. Il legame è una relazione tra persone o in questo caso tra una persona e un animale. Possiamo parlare di un legame di amicizia, parentela o amoroso. Ricordi il piccolo principe e il legame che aveva con la rosa e la volpe? Ripassiamo tutte le parole che abbiamo visto oggi. Un toccasana, l'affetto, ridurre, spasso, stringere amicizia, il legame.